Investire in illuminazione e videosorveglianza e collaborare con le forze dell'ordine sono queste le proposte sulla sicurezza della candidata sindaco per il comune di Empoli, Brenda Barnini. A Empoli deve tornare al più presto una sede distaccata del Tribunale, questo sostiene il candidato di centrodestra Andrea Poggianti, che ha organizzato questa mattina una conferenza stampa sull'argomento. Inaugurata la mostra di Davide Dall'Osso a Castelfiorentino, un percorso itinerante che coinvolgerà tutto il centro storico fino ad ottobre, un modo per riportare l'arte tra la gente. Grande successo per i Giochi Santa Crocesi 2.0 questo fine settimana, un evento molto partecipato al quale hanno preso parte tantissime associazioni sportive del territorio. Martedì 14 maggio, buonasera dalla redazione di Clivo News. Condannati dal Tribunale di Firenze gli ex vertici del Consorzio Etruria, il colosso toscano delle costruzioni edili, in un processo per bancarotta. Il collegio ha condannato l'ex presidente del Consorzio Armando Vanni a 4 anni e 6 mesi e Luigi Menischetti a 6 anni e l'ex consigliere delegato Massimo Pagnini a 5 anni e 6 mesi. Gli stessi imputati sono stati assolti dall'accusa di falso in bilancio. Assolti invece da tutte le accuse gli altri imputati del processo. Il Tribunale ha stabilito il risarcimento dei danni da definire in sede civile a favore della curatela fallimentare dell'ex consorzio Etruria. La notizia trova spazio sul quotidiano Il Tirrenio. Investire in illuminazione e videosorveglianza, collaborazione con le forze dell'ordine e progetti di rigenerazione urbana sono le nostre proposte sulla sicurezza. Queste le parole di Brenda Barnini, sindaco uscente del comune di Empoli, candidata per il secondo mandato. Sentiamo la prossima intervista. Gli ultimi dati forniti dalla Prefettura di Firenze parlano di un meno 14% in generale dei delitti nella nostra città e di un meno 24% dei furti. Questo naturalmente non significa che poi i cittadini di Empoli non chiedano maggiore sicurezza urbana, e questo credo sia un bisogno connaturato con l'idea stessa di città, perché le città nascono per fornire protezione e sicurezza ai cittadini, ma ci dicono quei numeri che per sentirsi più sicuri all'interno della nostra città c'è bisogno di continuare un lavoro, che è quello che abbiamo già fatto in questi 5 anni, di investimento nella costruzione dei luoghi sicuri. Penso all'operazione che abbiamo fatto ad esempio sul Parco della Rimembranza, dove effettivamente c'era un problema legato alla prostituzione e non solo. La collaborazione con le forze dell'ordine, la sostituzione completa degli impianti di illuminazione e l'inserimento della videosorveglianza hanno di fatto completamente risolto quel problema. Questo dimostra che costruire città più sicure è possibile e servono tutti gli ingredienti. Sempre in tema di sicurezza, quali sono le proposte per i prossimi 5 anni? Continuare gli investimenti nella videosorveglianza. Noi in questi 5 anni abbiamo raddoppiato il numero di telecamere presenti nella nostra città, lo faremo ancora con particolare attenzione ai parchi pubblici e anche portando la rete di videosorveglianza nelle nostre frazioni. Dare seguito ai piani assunzionali della Polizia Municipale per l'Unione dei Comuni, 10 nuovi agenti nel 2019 e 4 soltanto per il Comune di Empoli. Lavorare ad un protocollo contro il consumo e la diffusione di droga tra i nostri ragazzi, che veda la collaborazione del comune, delle forze dell'ordine, dell'ASL e delle scuole, perché non basta la repressione, non basta colpire chi vende e chi spaccia, ma serve anche e soprattutto investire nella prevenzione e nella consapevolezza dei ragazzi. A Empoli deve tornare al più presto una sede distaccata del Tribunale, questo sostiene il candidato di centrodestra Andrea Poggianti, che ha organizzato questa mattina una conferenza stampa sull'argomento. Sentiamolo. Nel 2014 Empoli ha perso il giudice di pace e il Tribunale in una botta sola, e questo è stato per colpa di un Partito Democratico che a livello nazionale, a livello cittadino, non lo ha impedito. Il recupero del giudice di pace è stato celebrato come una grande conquista, invece si tratta di una celebrazione dell'ovvietà, perché il Partito Democratico, che è stato la causa, non poteva che prendere atto sommessamente di un recupero di un presidio di sicurezza per il territorio. Noi
ribadiamo la nostra volontà come centrodestra di impegnarci non solo a riportare il Tribunale di Empoli nella sua vecchia sede, ma anche impegnarci attivamente affinché i cittadini possano godere all'interno della nostra città di una Procura della Repubblica efficiente che possa vedere congiunti anche i servizi della Valdera e anche di una Camera arbitrale che avrà la funzione di deflazionare i contenziosi. In questo modo Empoli potrà essere centro della giustizia per tutta la Valle dell'Arno e potrà essere in questo modo un rilancio, uno strumento di rilancio per le attività e l'indotto produttivo della zona. Come centrodestra abbiamo già fatto degli incontri al Senato con il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Giustizia, l'onorevole e avvocato Raffaele Stanganele, come anche il Presidente della Lega della Commissione Giustizia. C'è tutta la volontà di dialogare anche con il Ministro Bonafede perché davvero Empoli possa tornare ad avere un servizio necessario non soltanto per gli avvocati ma soprattutto per i cittadini. Al Partito Democratico, che tanto millanta questa volontà di recuperare un tribunale, il Partito Democratico è l'ultimo ad essere titolato a parlare di giustizia quando è stata la causa della perdita di questi presidi. Un incontro aperto e molto partecipato, quello che si è svolto oggi pomeriggio, e ha affrontato il tema del pellegrinaggio ai campi di sterminio. La sala del Consiglio di San Miniato, gremita, ha accolto i 30 ragazzi delle scuole del territorio che lo scorso 2 maggio hanno affrontato un viaggio di 5 giorni tra Austria e Germania, con la visita ai campi di sterminio organizzata dall'ANET, sezione di Pisa, al quale come ogni anno ha partecipato anche il Comune di San Miniato, rappresentato da un amministratore. A sostenere il viaggio, oltre al municipio, sono stato il Circolo Arci Oreste Ristori di Ponte Elsa e il Circolo Arci di San Miniato Basso. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per quello che sarà il primo intervento di realizzazione di una zona 30 Empoli. Il progetto, redatto dall'ufficio tecnico del comune, prevede anche la creazione di piste ciclabili. La zona interessata da questa piccola grande rivoluzione della mobilità è quella tra Carraia e Cascine, nella parte sud della città, a 2 passi dalla stazione ferroviaria di Empoli. Un cantiere da 255.000 euro, il cui progetto è stato selezionato dalla Regione Toscana per ottenere un importante finanziamento di 160.000. I 95.000 euro restanti saranno aggiunti dall'amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di rendere più sicura la viabilità della zona. Inaugurata la mostra di Davide Dall'Osso a Castel Fiorentino, un percorso itinerante che coinvolgerà tutto il centro storico fino ad ottobre. Un modo questo per riportare l'arte tra la gente. Vediamo il servizio. È stata inaugurata la mostra di Davide Dall'Osso, promossa dal Comune di Castel Fiorentino, che animerà il centro storico fino all'11 ottobre 2019. Le opere rappresentano pertanto un forte elemento di richiamo per turisti e amatori. L'obiettivo è quello di riportare l'arte tra la gente, per renderla alla portata di tutti e non solo di una ristretta cerchia di esperti. Una mostra itinerante per rendere omaggio all'arte e a Castel Fiorentino. Abbiamo creato questo percorso, un percorso studiato all'interno del paese, un percorso che ha tenuto conto con le specifiche dei luoghi dove poi le opere sarebbero state installate, anche con l'idea di sì di intervenire nel paese, ma di intervenire poi con quelle iniziative che sono le iniziative che il paese ha in questo periodo, diciamo fino a tutto il periodo estivo. Attraverso le sue sculture Davide Dall'Osso intende raccontare il viaggio che l'uomo compie alla ricerca della sua identità. Per dare forza al senso del cammino che l'uomo compie nella sua esistenza, il cavallo riveste un ruolo fondamentale. Esso rappresenta per l'artista la volontà, la determinazione e la tenacia dell'uomo. Le opere sono state realizzate con materiale di recupero industriale. Il policarbonato che lo compone infatti è stato reperito da aziende del nord Italia. La mostra rappresenta il viaggio dell'essere umano contemporaneo, no? Il viaggio che può essere un viaggio attraverso lo spazio, attraverso la mente o attraverso lo spirito. Il viaggio con quello che il viaggio comporta per l'essere umano, cioè il cambiamento, l'evoluzione, la metamorfosi, e che viene soprattutto attraverso l'incontro con luoghi differenti e persone differenti a quelle a cui l'essere umano era abituato.
sarà presentato domani alle 15.30 a Caffè Alzheimer di Montespertoli il secondo ciclo di musei e biblioteche per l'Alzheimer, 10 incontri che prenderanno il via giovedì 30 maggio e vedranno coinvolti i musei del Museo Diffuso Empulese Valdelsa, le biblioteche della rete REA.net, le residenze sociali assistite e tutto il territorio dell'Empulese Valdelsa, con l'obiettivo di favorire l'accesso e la fruizione dei beni culturali alle persone con Alzheimer, ai loro familiari e a chi di queste persone se ne prende cura ogni giorno. Grande successo per i giochi Santa Crocesi 2.0 questo fine settimana, un evento molto partecipato al quale hanno preso parte tantissime associazioni sportive del territorio. Vediamo il servizio. È stato un grande successo, oltre ogni aspettativa, la prima edizione dei Giochi Santa Crocesi 2.0 che si è svolta sabato 11 maggio a Santa Croce sull'Arno, un evento realizzato su input dell'amministrazione comunale in collaborazione con tutte le realtà sportive del territorio. L'iniziativa ha ripreso una tradizione tutta santa crocese e attualizzata è diventata un appuntamento con lo sport per tutti, una giornata non stop di prove libere, tornei e giochi durante la quale mettersi alla prova in tante discipline sportive che ha saputo conquistare ragazzi adulti, sportivi e semplici appassionati. Durante la manifestazione è stata rappresentata la grande varietà delle offerte proposte a Santa Croce sull'Arno in ambito sportivo. Le associazioni sportive, coadiuvate dai propri tecnici e dalla loro esperienza, hanno promosso lo sport e fatto sperimentare ai presenti tutte le discipline, facendo passare loro una giornata all'insegna del divertimento. I Giochi Santa Crocesi 2.0 sono riusciti a coinvolgere persone di ogni fascia d'età e tutto il movimento sportivo di Santa Croce sull'Arno ha sostenuto, valorizzato e promosso gli alti valori dello sport, considerato come occasione di aggregazione, benessere psicofisico, che svolge un ruolo educativo e sociale fondamentale per la comunità. Sarà lo starter lombardo Gennaro Milone a dare il via alla corsa per la 39esima edizione del Palio di Fucecchio, in programma domenica prossima 19 maggio. Per lui sarà la quarta esperienza in buca dopo i pali del 2014, 2016 e 2017. Il sindaco, dopo essersi consultato con i capitani delle 12 contrade, ha scelto come mossiere una figura che conosce profondamente la realtà fucecchiese per quanto riguarda il palio e che con la sua esperienza dovrà cercare di gestire al meglio il momento più caldo della competizione, quello della partenza. Ad affiancare Milone nella veste di giudici di gara ci saranno esperti provenienti dai principali pali d'Italia. Passiamo al calcio WISP nell'Empolese Valdelsa. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti a cura di Simone Cioni. Parte con il piede giusto l'avventura della Casa Culturale nelle finali regionali. Dopo l'amara sconfitta nella finalissima scudetto dell'Empolese Valdelsa di venerdì scorso al Castellani di Empoli, infatti i giallorossi samignatesi si riscattano piegando 1-0 nel primo turno del finale per il titolo regionale i pistoiesi del Vianova. A decidere la sfida al 72esimo un colpo di testa di Quaglierini su perfetto cross di Casini. Adesso i samignatesi torneranno in campo venerdì prossimo alle ore 21.30 a Signa per affrontare i campioni del comitato di Prato, ossia il Mezzana, che ha avuto la meglio nella finale scudetto ai calci di rigore contro il Tavola. Nel lunedì di calcio WISP però si è giocato anche per quanto riguarda le quattro competizioni post season, in particolar modo il Casotti, grazie al tris rifilato alla CDP Limite, ha staccato il pass per le semifinali di Coppa WISP. A decidere la gara ci hanno pensato le reti di Miranda, Cavallini e Falaschi, mentre la rete della bandiera per i giallorossi limitesi è stata siglata da Lorenzo Larini su calcio di punizione. Cinquina poi in Coppa del Circondario per il Martignana, che espugna Corte Nuova grazie al rigore di Mazzucconi e ai gol di Giuliani, Bartocci, Paolini e Tommaso Morelli. Con questa vittoria il Martignana aggancia al secondo posto del proprio girone Le Colline, contro le quali si incrocerà nel prossimo weekend per lo scontro diretto che vale un posto nei quarti di finale. Sempre per la stessa competizione poi finisce invece con uno scoppiettante 2-2 la sfida di Certaldo fra la Polisportiva Certaldo e il Castelnuovo, padrone di casa avanti con un gran gol di Leti, il Castelnuovo pareggia con degli Annuaris, ma subito dopo è Coulibaly a portare nuovamente in vantaggio la squadra di mister Cavallini, che però viene raggiunta definitivamente al terzo minuto di recupero da un colpo di testa di Capitani. C'è grande attesa per la partita di domani sera che vedrà l'ABC sfidare Agliana in gara 2 delle semifinali play-off di Serie C Gold. Il primo match si è infatti concluso con la vittoria di Agliana e per i gialloblu un'eventuale ulteriore sconfitta significherà dire addio alla finale. Vediamo il servizio.
La BC Solettificio Manetti Castelfiorentino lascia ad Agliana gara 1 di semifinale playoff, finisce 76-70. Domani al Palabetti sarà già per i gialloblu una gara da dentro o fuori. Come da pronostico, la gara è stata intensa e aperta fino all'ultimo giro di lancette tra due squadre che si sono alternate al comando senza mai allungare per più di 5-6 lunghezze. Match equilibratissimo, insomma, con i gialloblu che hanno accusato la zona dei locali, i quali hanno saputo approfittarne prendendo sul finale quei 2-3 possessi di vantaggio, poi risultati decisivi, soprattutto nella frazione finale, quando le percentuali dell'arco dai gialloblu sono calate drasticamente. Per l'ABC adesso diventa decisiva la gara di domani alle 21:15 al Palabetti per portare la serie al pareggio e poi giocarsi tutto al Pala Goldoni di Agliana domenica prossima per la bella, in modo da poter continuare a credere nel sogno della finale playoff. Non ci sono altre notizie, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento è domani alle 19:40 con Clevo News.